Buongiorno, e alla fine siamo arrivati a lunedì, eccoci con gli ultimi due oroscopi, perché veramente è stata un'avventura infinita questa settimana. Speriamo di non doverla ripetere la settimana prossima, perché è veramente uno stilicidio. Allora, siamo pronti per Leone e Sagittario. Andiamo a vedere che cosa ci riserva la settimana per il Leone. Ricordiamoci che i segni di fuoco sono tra i più penalizzati dello zodiaco in questo momento, come partecipazione di pianeti nei loro elementi. Hanno soltanto Marte in Ariete, che comunque sì, è abbastanza forte, ma ripeto, ci sono delle situazioni, cioè tra tutti i segni sono quelli che in questo momento sono leggermente più penalizzati. Allora, Leone, andiamo a vedere qual è il tuo problema questa settimana. Ricordatevi che è un nuovo modo di fare l'oroscopo. Ecco, mi mancava qualcosa. È un nuovo modo di fare l'oroscopo, ricordatevelo. Useremo 5 carte più i tarocchi. Allora, qual è la vostra situazione interna? Quella che vi condiziona? Qual è la vostra situazione esterna? Mamma mia. Quindi, il vostro problema è l'appeso al contrario, mentre la vostra situazione interna sono le stelle al contrario, la vostra situazione esterna la temperanza al contrario. Tutto al contrario avete voi, Leoni, eh? Ok, meno male. Andiamo verso una settimana che ha una ruota di fortuna al dritto e una ruota di fortuna al contrario, ma abbastanza articolata, oserei dire. Quindi andiamo a vedere intanto come mai abbiamo l'appeso al contrario come problema. Finora siete stati indecisi se fare o non fare qualcosa, o siete stati voi nella posizione di subire l'indecisione di qualcuno e vi ha portato questo dei danni, anche una perdita se parliamo di un problema lavorativo. E se parliamo di un problema sentimentale, sicuramente di un grosso momento di scoramento. Guardate questa carta, io non so se si vede perché quando c'è la luce, insomma, qualche problema. Scusatemi anche per il chiasso fuori, ma le scuole. Allora, più che indecisione è diventata vera e propria frustrazione. Ripeto, potrebbe essere l'energia della vostra indecisione o l'energia l'indecisione di qualcun altro, che è veramente diventata frustrazione. Quindi il vostro problema questa settimana è che siete in un'energia di frustrazione, indecisione, ma anche quasi di vera e propria frustrazione. Andiamo a vedere qual è il vostro stato d'animo, quello che praticamente vi condiziona. Guardate questa carta, se riusciamo a guardarla. Abbiamo dentro di voi è come se ancora non riusciste a vedere le stelle. Questa donna che dovrebbe guardare in alto, guardare la parte che si rischiara, guarda invece verso il basso, verso il laghetto, verso il pantano, sarei dire. Il pavone che di solito nelle stelle ha tutte le ru ha la ruota aperta, invece ha chiuso. Quindi voi del Leone questa settimana avete un attimo, dovrete combattere con una serie di conflitti anche interni, di pessimismo, vi sentite anche vulnerabili, ma soprattutto pessimismo, sarei dire. Esternamente andiamo invece a combattere, perché qua proprio veramente sembra quasi di dover combattere, con la temperanza al contrario. Cos'è la temperanza al contrario? Che cosa ci rappresenta esattamente? Un eccesso di indulgenza, forse. Guardate questa donna che sembra lì sul ramo, e poi alla fine queste coppe, no? Sul fondo buttate lì, come se una certa disarmonia, di frammentazione. Percepite attorno a voi una mancanza di equilibrio, una mancanza di ragione, nel senso, alcuni comportamenti vi sembrano assolutamente irragionevoli. Qual è la strada di questa settimana? Questa settimana fortunatamente sembra positiva, nel senso,
questa ruota al positivo che ci indica che il karma sta prendendo in mano tutta una serie di soluzioni, si sta divenendo tutta una serie di cambiamenti e di soluzioni che dovrebbero andare in positivo, ma purtroppo quello che sembrava all'inizio lanciato verso lo svolgimento positivo, finalmente la risoluzione positiva di tutta una serie di situazioni, subirà un blocco. Quindi la settimana del leone, insomma, non sarà granché, ecco, diciamocelo pure, perché quello che sembrava lanciato verso una situazione positiva a un certo punto verrà bloccato. Il karma, le soluzioni karmiche, di situazioni karmiche che avete con cui avete a che fare, ma anche soluzioni normali, non soltanto karmiche, quindi tutta una serie di risoluzioni, di andare avanti, di movimenti, di prese di coscienza o di movimenti lavorativi, risulteranno bloccati. Andiamo a vedere comunque con i tarocchi effettivamente di spiegare queste carte. Allora, vediamo un attimo perché l'ha presa al contrario. L'ha presa al contrario perché voi pensate di aver investito tanto in una situazione, ma non siete riusciti ancora a vedere il sole in questa situazione, non siete riusciti ad avere esattamente quello che vi aspettavate, quindi non c'è stato bilanciamento. Siete in attesa di questa giustizia, di questo equilibrio in una situazione in cui avete dato e date tantissimo. Ecco perché l'ha presa al contrario, quindi rimanete in attesa di... Andiamo a vedere queste vostre energie interne che vi condizionano, questo pessimismo, perché... Perché non riuscite a trovare la soluzione. Non riuscite ad avere la rivelazione che vi aspettavate. Quindi vi sentite un attimo un po' in balia anche degli altri. Vi sentite un attimo, il vostro balia in mio interiore si sente un attimo un po' non sconnesso, ma sicuramente non riconosciuto. I suoi bisogni è come se non venissero riconosciuti. Ecco perché questo senso di... scoramento, di non vedere effettivamente la positività della situazione, mentre invece dovreste vedere esattamente quello che avete attorno. Dovete comunque smettere di avere questo atteggiamento materno, anche o paterno a seconda di me, verso gli altri. Verso gli altri, vediamo gli altri chi sono e perché pensate che siano assolutamente fuori equilibrio. Ma voi pensate che siano fuori equilibrio, questo è quello che vi arriva, ma vi dico che effettivamente non sono fuori equilibrio. Avete degli amici che vi supportano, siete anche pronti nel campo del lavoro ad alcuni cambiamenti che possono essere positivi. Quindi questo è quello che vi aspettavate, probabilmente ancora non riuscite a vedere questo lieto fine che vi aspettavate, per questo ritenete che le cose non siano in equilibrio o c'è stato qualcosa che vi ha turbato rispetto a questo lieto fine, a questo momento di crescita, momento di promozione, momento di rinnovo anche per certi versi che vi aspettavate, ma che ancora non arriva. La ruota della fortuna al dritto ci dice che invece qualcosa si muove. Esatto. Come si muove però questo qualcosa? Si muove in maniera immediata, improvvisa. Qualcosa arriverà a cambiare la situazione. Una rivelazione improvvisa che vi porterà a cambiare la situazione. Quindi anzitutto vi dicono che avrete bisogno e vi circonderete di persone sagge, di amici, eccetera, eccetera, ma soprattutto
dovrete smettere di rimandare una presa di coscienza e una è un cambiamento, perché effettivamente sono proprio a portata di mano. Però perché poi si blocca questo cambiamento? Perché state analizzando troppo la situazione. Eccolo qua il leone, ci abbiamo anche qua. State analizzando troppo la situazione. Avete tanto, ma non riuscite a vederlo, non riuscite a vedere quello che avete. E cercate sempre altro. Invece dovete essere grati di quello che avete, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sentimentale, familiare. E solo così, forse, vi sarà rimandata un'immagine di pienezza. Mentre invece in questo momento vi sentite bloccati, come se ci fosse un blocco verso quello che effettivamente desiderate. Ma voi sapete esattamente quello che desiderate? Cioè, siete così sicuri che dovete per forza andare oltre? Questo è quello che mi arriva, io ve lo dico, non è soltanto quello che c'è nelle carte, quello che mi arriva. Bisogna cambiare la situazione perché non vedete le cose in modo lucido. Me lo ripete anche questa carta. Quindi, Leone, questa settimana vi sentirete, il vostro problema è questo stare, questo essere stato appeso in bilico per tanto tempo, o appresso a qualcuno che non si decideva, o voi stessi indecisi, che vi ha causato una perdita veramente di tempo, di investimento, di positività anche, di positività. Da parte vostra c'è questa forma di depressione, non depressione, di pessimismo, ecco, di pessimismo, perché non riuscite a vedere le cose esattamente per come sono. State cercando di guardare, di sforzarvi di vedere al di là, ma guardate in un modo sbagliato le cose. Questo è quello che vi dicono: state guardando sbagliate le cose. Voi avete gli amici, avete tante possibilità, ma non riuscite a trovare questo lieto fine. Le cose si metteranno in moto questa settimana, e anche molto velocemente riceverete delle comunicazioni importanti, delle rivelazioni che vi possono veramente dare finalmente quella svolta che state aspettando e su cui siete fermi, impantanati con l'appeso al contrario. Però a un certo punto nuovamente ci sarà un blocco, anche karmico, sarei dire. Questo blocco deve avvenire perché ci sono delle cose che voi non avete ancora risolto dentro di voi. State analizzando troppo questo problema. Non vi siete resi conto invece che bisogna fare una scelta, non subire le scelte degli altri, ma fare una scelta. Eppure il leone è un segno di quelli forti, di quelli che scelgono, di quelli che decidono. Però in questo momento il leone non si sente nel suo pieno potere. Quindi questa settimana continua questo suo non vedere le cose in modo lucido attorno a sé. Volere un obiettivo, perseguire un obiettivo che forse non è l'obiettivo corretto. Questo è quello che mi dicono. Quindi questa settimana continuerà su questo... su questa strada, quella di non di perseguire una strada che vi ha tenuto sospesi così tanto tempo e che vi tiene ancora sospesi comunque, perché non riuscite a vedere esattamente qual è l'obiettivo, la strada corretta da proseguire. Qualcosa si muove, avrete una rivelazione improvvisa, una comunicazione, qualcosa che farà smuovere le cose, ma poi alla fine tutto tacerà nuovamente. Ci sarà un nuovo blocco perché voi comincerete di nuovo a pensare tantissimo a cosa fare. Questo era il segno del leone. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti, mi fa tanto piacere, soprattutto per questo nuovo tipo di stesa che su cui ho studiato tutta la settimana e mi sono inventata tutta la settimana. Ok, passiamo adesso al segno del Sagittario. Anche il Sagittario è un segno che non brilla tantissimo per pianeti, a parte Marte non c'è nessuno che lo supporta. Andiamo a vedere. Wow, il problema del Sagittario è il Papa al contrario. Il problema è la sua situazione emotiva interna, è il Mago al contrario. Ah, ma proprio i segni di fuoco. La sua situazione esterna è la Torre al contrario. Vi ho detto, non ci sono tanti pianeti che li supportano. La sua,
suo procedere questa settimana è verso l'appeso, addirittura con un finale di temperanza al contrario. Mamma mia. Allora, vediamo questo Papa al contrario come problema, che cosa ci vuole dire. Il Sagittario, che è il segno dei viaggi, il segno delle scoperte, continua ad essere in una energia di dogmatismo, continua a essere un'energia di troppa conservazione, di rigidità la chiamerei, verso gli altri soprattutto, perché il Papa è quello che si erge e guarda gli altri dall'alto, no? Sono gli altri che vengono dal Papa. Penso proprio che proprio sia una sorta di dogmatismo, di rigidità nei confronti degli altri. Qual è il vostro approccio interiore, quello che vi condiziona? Il fatto che non riuscite a muovervi. Sapete che c'è una situazione che dovete prendere per mano, ma non riuscite a farlo. Non riuscite a muovervi. Sicuramente, anche da un punto di vista esterno, non è che le cose siano granché, perché una rivelazione improvvisa o un qualcosa di improvviso che non vi aspettavate vi renderà veramente la settimana difficile. Cioè, lavora in maniera difficile nei vostri confronti. La vostra energia è quella, cioè la settimana comincia con l'appeso. L'appeso è una persona che sta lì a valutare le cose, sospeso, cerca illuminazione. Guarda, l'illuminazione gli sta arrivando, quindi sta cercando in questo modo un'illuminazione, qualcosa, la spinta per andare avanti, spinta però che però non gli arriva, non riesce a trovarla questa spinta, perché ha una temperanza al contrario. È come se alla fine della settimana o durante questa settimana il Sagittario non riuscisse a trovare l'equilibrio di cui ha tanto tanto bisogno e la settimana continuasse in questa maniera disarmonica. Ecco, mi viene la parola disarmonica. Andiamo a vedere ora il perché di tutto questo. Allora, il Papa al contrario, perché ho come problema del Sagittario il Papa al contrario? Perché per intuito io so che dovrei agire, però ho paura di qualcosa che ho vissuto, di un'esperienza d'amore che ho vissuto e che mi trattiene. C'è tutta una serie di cambiamenti improvvisi che sto subendo e che subisco che mi hanno un attimo messo fuori equilibrio e che mi hanno posto in questa situazione di andare a giudicare gli altri senza prendere coscienza di me, perché effettivamente ho paura del dolore che dovrei affrontare. Perché il mago al contrario? Qual è questa forza interna? La forza interna è che bisogna fare delle scelte coraggiose. E voi lo sapete, bisogna essere pazienti, bisogna non farsi coinvolgere dai drammi degli altri, ricercare quello che c'è di meglio. Sapete che è questo quello che dovete fare, ma la vostra energia esterna, sapete che avete voglia di una relazione importante, che probabilmente in questo momento non avete o avete con le persone sbagliate, che non condividono esattamente la vostra visione delle cose, quindi vi state fermi per questo. Da un punto di vista esterno, perché c'è questa torre al contrario? Perché qualcosa per cui speravate non è avvenuto, qualcosa che pensavate potesse offrirvi la felicità si è invece capovolto.
la vostra vita familiare che avreste voluto ricca e appagante non vi sembra più o non è più così ricca e appagante come pensavate. È successo qualcosa, c'è un cambiamento improvviso che non riuscite a gestire. Ecco perché avete poi l'energia dell'appeso, perché non sapete effettivamente che fare e dove andare. Soprattutto abbiamo a che fare con un problema sentimentale anche qua. Credo che il Sagittario si trovi davanti a una situazione in cui qualcuno che amano gli sia sfuggito o non si sono fatti avanti nei confronti di qualcuno che amano e improvvisamente la situazione è cambiata e effettivamente loro sono rimasti un attimo lì appesi. Potrebbe essere anche che cambi in positivo e loro rimangono appesi perché non sanno che fare, o per come la vedo io che cambi in negativo, questa persona sia sfuggita, abbia dato inizio a qualche altra cosa e quindi loro non riescono più nemmeno a esprimere il loro desiderio, rimangono lì appesi in una sorta di limbo cercando di capire se devono farsi avanti o no nonostante siano cambiate le prospettive. Eccolo qua. Si prenderanno una pausa di riflessione questa settimana, Sagittario. Devono ritrovare la loro fiducia in loro stessi, devono trovare la forza di mettersi in gioco, di rimettersi in gioco, di trovare l'ottimismo che hanno perso in questa situazione da qualche tempo e ritrovare il loro equilibrio. Dunque, Sagittario, il problema di questa settimana fondamentale è che voi siete troppo dogmatici, voi siete troppo critici nei confronti degli altri. Questa critica, questo estremo dogmatismo vi viene dal fatto che per intuito sapete che ci sono dei cambiamenti che stanno avvenendo, in cui forse non siete pronti per questi cambiamenti. Voi sapete che ci sono delle esperienze emotive molto appaganti che potrebbero darvi tanto, per qualcuno potrebbero darvi tanto e a cui non riuscite ancora a dire di no, per qualcun altro invece che avete perso, quindi e probabilmente qualcuno di voi si sente di aver perso la persona che amava. Le vostre forze interne parlano di scelte coraggiose, ci parlano di qualcosa che è di meglio, di una ricerca spirituale, di un problema che si può risolvere e voi non riuscite. Siete fermi, sapete di dover fare una scelta coraggiosa, che è anche quella forse di tagliare col passato per cercare qualcosa di meglio, ma non riuscite a farlo. Ma qualcosa di improvviso questa settimana vi scuoterà da questo torpore. Ci sarà un nuovo inizio, un cambiamento di direzione che dovreste prendere, dovreste accettare, ma ancora una volta forse stanchi della sofferenza che vi portate appresso da qualche tempo, o dalla sofferenza che vi ha causato una storia d'amore o una forte disillusione, non riuscite ad approfittare di questa situazione, di questo inizio. Rimanete lì un attimo appesi senza sapere che fare, cercando di capire dove andare, valutando a 360 gradi la situazione, tanto che è come se vi prendeste una pausa di riflessione, come se doveste riprendere la fiducia in voi stessi. Il Sagittario in questo momento manca di ottimismo, manca di fiducia in se stesso, stranamente, perché è un segno di fuoco, però questa settimana, ma perché, quello che vedo io, perché si porta appresso gli strascichi di una situazione emotiva abbastanza pesante da cui non riesce a uscire. C'è la possibilità di uscire, c'è la possibilità di un cambiamento, tra l'altro felice, sentimentalmente felice, ma rimangono lì fermi, appesi, senza sapere se approfittare o no. Quindi questa è una settimana di fermo per il Sagittario, assolutamente fermo, perché devono decidere qualcosa.
Allora, questo era il Sagittario per questa settimana, dal 5 all'11 di ottobre 2020. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati mi raccomando scrivetelo nei commenti, se vi è piaciuto questo tipo di oroscopo scrivetelo nei commenti, sarò ben lieta di leggere i commenti. Ci sentiamo la settimana prossima per l'oroscopo. Buona giornata a tutti. Ce la farò.